Il 5 luglio doveva essere il giorno dell'inizio dei lavori a Via Falanga e Piazzetta Falanga, ma la situazione attuale, 24 ore dopo, non è confortante. Il tempo stimato per i lavori dovrebbe essere di 150 giorni, con l'obiettivo di realizzare opere che riqualificano la strada e per provare a creare ordine in uno spazio che è quasi sempre protagonista di confusione e disorganizzazione. Niente lascia intuire che dovrà, anzi doveva, partire un cantiere. Creano poche preoccupazioni lato dell'assenza di segnaletica sul posto, che dovrebbe invece, secondo l'ordinanza, essere presente e segnalare appunto che in quel posto sono in corso dei lavori, anche quando in stand-by. Scetticismo generale da parte dei commercianti e dei frequentatori del mercato, totalmente ignari delle ordinanze e dei lavori, soprattutto delle finalità degli stessi. La piazzetta rimane un luogo storico per i cittadini torresi e soprattutto molto importante per l'economia della città. Si spera che quest'opera di riqualificazione, una volta finalizzata, porti una valorizzazione di quella che è una delle zone più importanti del comune corallino.